Welcome to Behind the Scenes at Slow Wine Fair 2023 in Bologna. Stevie and the podcast crew interview a variety of Italian exhibitors who attended the fair and took the opportunity to chat with many of the benchmark producers selected for our new book, Italian Wine Unplugged 2.0. Check out the big buffet of guests and get ready to be hungry and thirsty as exhibitors and producers talk about their signature products and give us top tips for food, wine, and fun in their regions. Hi, here we are again, another interview at Slow Wine, the part of the Slow Food Movement, Slow Food Festival, and I'm here with a fantastic, fantastic enologist, Matteo Esposito. And you are part of the Leon de Castris Winery? Yeah. I'm going to ask you some questions about this, but before I do, I just wanted to mention, we wanted to talk about the book, Italian Wine Unplugged 2.0. It's our second edition, and it's for wine lovers in general, but we also have a lot of students that read this book, and your grapes, Negro Amaro and Aleatico, produced at the winery. Your winery is mentioned because of this, you're a benchmark producer. So, tell me a little bit about you first. Io inizio a studiare a Viterbo, nell'Università della Tuscia, zona del confine tra Lazio e Umbria. Ok. E con il dottor Codarella. Ok. L'università in cui insegna il dottor Codarella. E a 25 anni ho fatto delle esperienze di lavoro in Campania, nel Lazio e in Puglia. Ok. E sono arrivato nel 2018 in Leone de Castris. Where is Leone de Castris? Sud della Puglia, confine tra Lecce e Brindisi. Okay, è so conosciuto come Salento, come zona geografica. Can you tell me a bit about the family and the winery history? Leone de Castris ha origini spagnole, come dicevi. Yes, very Spanish sounding. Nel 1665 i conti dei Lemos si trasferiscono in Salento e si innamorano di questa terra, vendono le proprietà spagnoli, acquisiscono varie migliaia di ettari in Salento, partono con la produzione agricola di uva e vino e anche olivi, e nei primi del Novecento si inizia ad imbottigliare i primi vini, nel 1925. E un'altra tappa importante della famiglia è quella sicuramente del 1943, quando per la prima volta è stato imbottigliato il primo rosato in Italia, il Five Roses, che quest'anno festeggia le 80 vendemmie, appunto. Wow. E siamo stati i primi ad imbottigliare un rosato e da 80 anni cerchiamo di migliorare sotto questo aspetto. È un rosato ovviamente a base di Negro Amaro, che è il nostro vitigno principe nella zona. Un'altra data invece storica per l'azienda è stata con la nascita della DOC Salice Salentino, che nasce intorno all'azienda. L'azienda è situata a Salice Salentino, il paese si sviluppa intorno all'azienda e con l'azienda nasce questa denominazione che per il Negro Amaro è sicuramente la più importante. How many bottles do you guys produce a year? 2 milioni circa. Oh, wow, that is a lot more than I thought you were going to say. That's a lot. So you export to a lot of places? In 30 paesi nel mondo, sì, sicuramente sul mercato americano siamo molto presenti, anche in quello asiatico. Wow. Esportiamo in 30 paesi, in Nord Europa molto. E una metà delle bottiglie viene esportata, una metà viene consumata. What's the most popular wine that you export? Five Roses e Salice Salentino Riserva. Can I ask you, for students, for example, we were talking about the book a minute ago, what do you think they would find most interesting about, you know, how Negro Amaro is made or Aleatico is produced, how it's processed, how it's created into wine? Like, tell me a little bit about how the terroir influences your grapes and how it then translates into the grass and what makes it special. Cosa speciale about your wines? Con Negro Amaro noi produciamo del metodo classico, produciamo del rosato, produciamo dei rossi giovani e dei rossi invecchiati. Okay. Perciò è un vitigno che riesce ad adattarsi alle diverse tipologie di vino. La differenza profonda sta nel vigneto, come l'uva viene prodotta. Okay. Perciò per produrre delle basi spumanti o per produrre dei rosati abbiamo dei sistemi di allevamento a guyot, abbiamo molta vegetazione che copre l'uva per evitare di perdere la parte aromatica e abbiamo dei carichi d'uva più importanti. Per la produzione di vini rossi invece abbiamo un'esposizione totale del grappolo, perciò si fa molto lavoro in vigna, si sfoglia, si espone bene al grappolo per farlo maturare e dei carichi sicuramente inferiori d'uva sulle piante. Per cui la progettazione del vino, se così si può dire, nasce in vigna. E poi in cantina non si fa altro che preservare quelle che sono le caratteristiche. You probably drink a lot of wine, yeah. Or taste a lot of wine. I hope you drink a lot of wine. And you probably have access to like the best food in the world.
What is your favorite and what do you pair your wine with? Amo il nostro Five Roses e la caratteristica del Five Roses è la versatilità. È un rosato, di conseguenza riesce a coprire un'ampia gamma di abbinamenti, no? E io adoro consumarlo con la pizza. Perché, la pizza? Esatto, che tipo di pizza? La margherita. Cioè la margherita? Sì, però è un vino che comunque riesce a sposare anche il pesce, così come la carne è leggera, perciò è, no, però la è pizza. Molto versatile. Bello, ok. Grazie mille, a it voi. Was a pleasure to... Seriously, have a wonderful day. It is day two, and we are here with a very beautiful woman. Her name is Letizia Ferracchiato. Sì, giusto. It was really hard to write down, by the way. She is here with Fongoli Winery, and I'm going to attempt to do this in Italian, so let's go. Allora, oggi stiamo qui perché sei un benchmark producer. Significa che il vostro Trebbiano Spollettino è menzionato in questo libro Italian Wine Unplugged 2.0, e questo libro è proprio fatto per tutti, la gente che piacciono il vino, però anche più per i studenti del vino italiano. Volevo chiedere, chi sei? Mi puoi spiegare un po' di te stesso prima, allora, di parlare della cantina? Io sono la moglie del vignaiolo, chiamiamolo, okay. Angelo Fongoli, e sono mamma. Ah, bellissimo. Tre bambini. Non sono più bambini, sono ragazzi. E loro aiutano? Allora, la mia figlia più grande, Ludovica, sì, già lavora nell'azienda e è molto brava. Ma questa è la cosa romantica di questi cantine italiani, perché sì, è una cosa culturale. La famiglia è molto importante. È romantico questo. Mi puoi parlare un po' di Trebbiano Spollettino? Questo sarebbe il vostro uva più importante? La zona di Montefalco è conosciuta per il Sagrantino. Il Sagrantino è il vitigno più importante della nostra zona, più importante e più conosciuto, ma è un vitigno molto difficile perché è molto tannico. È molto tannico, e anche se si lavora in maniera da renderlo meno, è sempre comunque molto strong. Il Trebbiano Spollettino è uno dei vitigni della zona, ma è un vitigno importante e particolare. Ha un'acidità molto alta, una persistenza paragonabile ad un rosso. È un vitigno che è stato riscoperto da poco. Perché negli anni è stato abbandonato perché è considerato il vitigno del contadino. How long have you been making wine? Allora, tell me about your winery. Okay. Allora, l'azienda ha quasi 100 anni. Risale al 1925. È in quarta generazione. Mio marito è Fongoli. A breve compiamo 100 anni e faremo una grande festa. Wow, okay. Sì. E il Trebbiano Spollettino invece è un vitigno che noi lavoriamo, credo, dal 2010, okay, 2011, okay, okay, sì. Okay, okay. So. Sì, perché il vitigno classico della zona di Montefalco è il Grechetto. E abbiamo invece voluto dare un'importanza, un valore a questo Trebbiano Spollettino. E... Sì, sì, no, so you gave it some attention, un po' di attenzione. Sì, assolutamente sì. E per gli studenti del vino che vogliono studiare un po' questo Trebbiano Spollettino, qualcosa più scientifico, nel senso, per loro cosa è? Io credo che il Trebbiano Spollettino è un vitigno diverso dagli altri, ha un carattere molto importante, ha un'acidità spiccata e è versatile. Noi lo produciamo addirittura come rifermentato, quindi una bollicina, fermo, e vinificato in anfora. Okay. E in tutti e tre le varianti ha una forte personalità. Okay. Quindi, e le sapori, aroma? A seconda di come viene vinificato, tira fuori determinati aromi e determinate cose. Per quanto riguarda la vinificazione in anfora, si sente molto la mandorla, il balsamico, la frutta secca in generale. E con abbinamento, per esempio, se vuoi mangiare qualcosa con un bicchiere di... Allora, con un bicchiere di Trebbiano, a seconda se è più o meno invecchiato, puoi andare dai formaggi, qualsiasi tipologia di formaggi. In Montefalco il formaggio è il più... Montefalco, noi abbiamo pecorino e caciotta. Ok. Però io sto parlando anche di altre tipologie di formaggio, tipo formaggio francese o formaggio pastafilante, insomma. E c'è tanto esportazione di questo? Sì. Dove? Sì.
noi esportiamo in tutto il mondo, ma il paese quello dove lavoriamo di più per eccellenza è l'America. Ok, well, it was a pleasure talking to Letizia today. And wait, let me try it again. Ferracchiato. Ferracchiato. I love it. Thank you very much. Thank you. Thank you for talking to me. I am here with an individual by the name of Davide Ro, and he is representing Le Vigne di Zamò. I have you here because, of course, we're talking about Italian Wine Unplugged 2.0. It is our book that just came out. It is basically, it's catered to everybody who loves Italian wine, Italian grape, but we also have a lot of students who are learning about wine through this book. And your grapes, Ribolla Gialla and Tokaj Friulano, you're a benchmark producer in the book, and we talk about these grapes. So I want to talk to you a little bit about these grapes, but I first want to ask you, who are you? Where is your winery? And tell me a little bit about the history of your family, of the winery. Buongiorno a tutti. Le Vigne di Zamò è un'azienda storica che ha più di 40 anni di età. Siamo a Manzano, in provincia di Udine, nel cuore della denominazione Friuli Colli Orientali, un pochino sopra la zona del Collio. Da circa 40 anni siamo cultori della produzione di tutte le specie vitivinicole autoctone, principalmente ci siamo concentrati su quelli che sono i due messaggi più importanti della viticoltura della nostra zona, che sono appunto il Friulano ex Tokaj e la Ribolla Gialla. Siamo in una zona particolarmente esposta all'arrivo dei venti da est, quindi la famosissima Bora, che ci permette di portare a piena maturazione tutta buona parte delle nostre uve. Per quanto riguarda il mondo sia della Ribolla Gialla che del mondo Friulano ex Tokaj, su entrambi i vini all'arrivo delle uve li teniamo a bassissima temperatura, sia in fase di uva arrivata in cantina in cassetta che anche dopo la prima pigiatura, in modo tale da avere tutta l'estrazione possibile. Da qui in avanti si fa sulla Ribolla Gialla un 80% di vinificazione tradizionale, mentre un 20% viene fatto un passaggio in botte piccole. Mentre per quanto riguarda il Friulano, si tengono tutte le masse provenienti da ogni singolo vigneto separato e poi viene fatto un assemblaggio unico e poi viene mantenuto per circa 8 mesi sulle fecce fine. Dopodiché passaggio in bottiglia. Particolarità sul Friulano, abbiamo dedicato un'etichetta particolare che si chiama No Name. C'è un collegamento con il No Name di Borgogno, un celebre produttore del mondo del Barolo. In quel caso mi pare sia un'etichetta di protesta. Qui siamo con un'etichetta dedicata a un nome negato. Con l'entrata dell'Ungheria nell'Unione Europea e quindi con la difesa di tutti quelli che sono i patrimoni autoctoni locali, nonostante ci sia una totale diversità tra quello che è il Tokaj ungherese e quello che era il Tokaj appunto friulano, l'Unione Europea decise di togliere Tukur, il nome Tokaj, da tutta la produzione italiana. Si decise di chiamare appunto Friulano il vitigno. Però Friulano non è identificativo di una singola zona di produzione, ma di tutta appunto la regione Friuli, perché Friulano può essere una persona, può essere una sedia, possono essere tante cose, ma non il singolo vitigno, come appunto era identificato il Tokaj. Questo globalmente fece perdere in giro per il mondo dal 50 al 70% di quote di mercato, proprio perché nessuno più identificava il mondo del Tokaj friulano con quello che era il friulano tutt'oggi. È un peccato. Allora abbiamo deciso appunto di dedicare questa etichetta a un nome negato, proprio in ricordo a quello che è appunto il mondo del Tokaj. Purtroppo non è una scelta commerciale, no. Ma è proprio una decisione dovuta a una sinergia europea di lavoro sull'agricoltura. Questa è un po' la decisione, purtroppo ne abbiamo dovuto prendere atto e di lì in avanti ci siamo riciclati con un nuovo nome. Because we're at Slow Food and we're talking a lot about, you know, buono pulito giusto, how does your azienda fit well in this environment? Dal 2018 siamo in totale conversione biologica, già dalla vendemmia di quest'anno arriveranno tutti i nuovi vini certificati biologici. Siamo in un progetto di cambiamento a livello ambientale, stiamo andando nella direzione di entro circa una decina d'anni di essere una cantina poi anche impatto zero e totalmente sostenibile dal punto di vista ambientale. Esportiamo in tutto il mondo, principalmente nei paesi nordici e poi Stati Uniti e Canada, dove facciamo un bellissimo lavoro.
sui paesi nordici abbiamo una richiesta pazzesca e incredibile di orange wine, per cui facciamo solo esclusivamente per il mercato nord europeo anche un orange wine macerato da Ribolla Gialla. Well, thank you so much for coming to talk to me today. I appreciate it. Thank you. It was a pleasure speaking with Davide Ro from Le Vigne di Zamò. And we are here with Federico Perinelli, okay, of the Casale della Ioria. Our book, Italian Wine Unplugged 2.0, second edition, it's for everybody who loves wines, but Italian wines. And your grape, Cesanese, you're a benchmark producer in here because of Cesanese. So we're going to talk about that in a minute, but first I want to know who you are. Ciao a tutti, sono Federico Perinelli, proprietario di Casale della Ioria. Noi siamo produttori di cesanese, in particolare il cesanese del Piglio. Dal 1921, quindi io sono la quarta generazione, produciamo il cesanese del Piglio. Piglio è l'unica DOCG rossa del Lazio, quindi è il vino più rappresentativo del Lazio e quindi anche di Roma. Quindi è facile trovarlo in tutte le trattorie di Roma, insomma, se ti chiedono qualche piatto tipico. Il cesanese è bello perché è molto riconoscibile. Quando tu lo bevi anche una degustazione alla cieca, un cesanese del Piglio in purezza, lo riconosci in mezzo agli altri. È un vero vitigno autoctono perché non ha parenti, non c'è un'uva parente, no, è unico, è solo. È sempre stato arroccato nelle nostre montagne, non si è mai imparentato con altri vitigni, è sempre stato scorbutico là sopra. È un vino molto intenso, con tanta struttura, tanto tannino, perché la pianta di per sé, il cesanese, produce poco. Ha dei grappoli molto piccoli, con degli acini molto piccoli, e quindi dà dei vini sempre molto strutturati. E per di più la DOCG ti dà delle garanzie, perché per produrre un cesanese io posso massimo produrre 60 quintali per ettaro per un superiore. E quindi è un'uva stupenda che puoi declinare anche in vari modi. Puoi fare una riserva molto importante, come noi facciamo addirittura uno spumante raccogliendolo prima. L'azienda al momento produce 9 vini e facciamo più o meno 100.000 bottiglie. Usciranno fra un pochino altri 2 vini, uno è sempre un cesanese, e facciamo appassire le uve e poi lo rifermentiamo. Uscirà a breve un 2019 di cesanese metodo classico. In realtà uscirà anche un altro vino, ma è un bianco, sempre del territorio, perché noi facciamo solo vini del territorio. Ok, how many labels in total? Al momento 9, diventeranno 11. Do you export some of these wines? Sì, esportiamo in America, in Canada dove c'è il monopolio, e in Giappone grandi quantità. Poi in tutta Europa abbiamo delle singole enoteche che ci vengono a trovare, e qui spediamo i vini e siamo molto contenti. Siamo in mezzo alle colline, pensa che siamo sempre sui 300 metri sul livello del mare, quindi d'estate fa magari 25-30 gradi, mentre la sera fa 10 gradi. Tutto questo sbalzo di temperatura per il vino, per il cesanese, fa molto bene in maturazione. Mi hai parlato prima del cibo. Sì. Parlami un po' del Roman food and cesanese. Il cesanese è il vitigno, diciamo, di riferimento per quanto riguarda il rosso di Roma, sicuramente. Ed è quindi quello che, se voi andate dal Trastevere, andate a Roma in centro, insomma, sono il vino che ti propone il ristorante può bere qualcosa del territorio. E si sposa anche molto bene perché è un vino molto strutturato, molto forte, quindi tutti quelli che sono i piatti tipici romani, anche i formaggi, pensa una carbonara, pensa, non so, la matriciana col pecorino sopra, pensa anche a tutti i piatti di carni come la bacchia, la coda calacinaria, sono comunque piatti molto intensi, molto anche a volte speziati, hanno bisogno del sostegno di un vino forte. E ci viene in aiuto il cesanese del Piglio. What's your favorite food? Io cambio spesso. Prima solo carbonara, adesso mangio tanto amatriciana. Dipende dal tipo di guanciale. What about the spicy pasta, the arrabbiata? Arrabbiata? No, molto buona. Quelle magari me le faccio più a casa perché sono più semplici. Tipo a Roma aglio, olio e peperoncino. È relativamente semplice da fare. Hai l'olio ovviamente del territorio. Ci metti un po' d'aglio, un po' di peperoncino, insomma, e che puoi mangiare si bene. Può sempre. Sempre. Magari non prendi una riserva, prendi un superiore, che magari è un po' meno struttura, e si sposa perfettamente. Sì. I want to ask Slow Wine, la mantra, pulito, buono. How does your winery fit with this mantra? Siamo una delle aziende che ha la chiocciola di Slow Wine, premio che dà la guida di Slow Wine, oltre per rispettare il territorio, per rispettare anche, come dire, il vino, avere un buon rapporto qualità-prezzo, ma rispettare anche tutto quello che è intorno alla vite. Noi facciamo di continuo progetti di recupero, non abbiamo scarti in azienda, oltre, come dire, sostenerlo, abbiamo anche firmato il manifesto. Fortunatamente in Italia soprattutto
è una cosa che va tanto e tutti lo rispettano, però bisogna sempre stare attenti ed è giusto anche che ci siano delle manifestazioni fatte apposta, che la gente comunque non abbassi mai la guardia sull'ambiente e sia sempre attenta, quindi è giusto continuare a farlo ed è molto bello anche farlo in un clima, un ambiente come questo, con tanti produttori di tutto il mondo, non solo italiani, di tutto il mondo, hanno la stessa filosofia, è bello. Thank you so much for coming to talk to me. It was lovely. Grazie. Thank you. I am here with the lovely Andrea Fotti from the I Vigneri Winery. You're one of our benchmark producers in our Italian Wine Unplugged 2.0 book. We talked about the production of Caricante. So before we talk about Caricante, tell me who you are. L'azienda di famiglia nasce con papà nel 2001. In realtà nasciamo nel versante nord dell'Etna. Solamente nel 2013, quando io e mio fratello abbiamo deciso di continuare l'azienda di famiglia, ci siamo trasferiti anche a Milo, dove lì ci siamo dedicati principalmente alla coltivazione del Caricante, che è il vitigno principale che abbiamo a Milo. Si trova nel versante dell'Etna, dove davanti abbiamo il mare e dietro abbiamo la montagna. E questo crea, diciamo, una condizione climatica abbastanza particolare, perché l'acqua che evapora dal mare incontra il vento freddo della montagna e a Milo abbiamo un'elevata piovosità. Questa condizione climatica abbastanza particolare ha selezionato un vitigno che è il Caricante. Infatti a Milo non si coltiva uva rossa perché non riesce a maturare bene, ma l'unica uva coltivata è proprio questo Caricante, che è un vino, diciamo, caratterizzato da bassa gradazione alcolica ed elevata acidità. Why you guys decided to cultivate this grape and a little bit about your family history? Perché, diciamo, siamo molto legati alla tradizione etnea, l'uva che si coltiva in quella zona è quella e quindi abbiamo dedicato tutto a quella. Perfetto. Perché papà principalmente nasce sia come piccola azienda che come consulente. Quando io e mio fratello abbiamo deciso di intraprendere questo lavoro, abbiamo ampliato l'azienda. So it's just you and your brother? Yeah. And you have many people working or just you and your brother? Six persons. Six persons, okay. Sei persone che lavorano con noi in azienda. E ogni anno quanti vini? Allora, abbiamo in questo momento 3 etichette di bianco che produciamo a Milo perché abbiamo 3 ettari. Okay. E poi nel versante nord abbiamo altri 2 ettari, dove produciamo un rosato a 1200 metri a base di diversi vitigni, sia bacca nera, bacca bianca. E poi abbiamo diciamo un'altra vigna in zona Passo Pisciato, in contrada Feudo di Mezzo, dove coltiviamo Nerello Mascalese e Cappuccio. Are you exporting or are you... Principalmente sì. Sì. L'85% della nostra produzione va all'estero, quindi tra America e Giappone. Ah. I primi venditori dei nostri vini, prima degli italiani, sono stati i giapponesi. Ci sono attenti selezionatori dei vini che si interessano molto alla tradizione e a quello che significa fare il vino in un contesto, come nel caso nostro, i nostri importatori, che sono da 23 anni sempre gli stessi, quindi abbiamo una continuità importante. For the students of wine, Caricante, how do you process the grape into wine? Come dicevo prima, il Caricante è un'uva che si caratterizza da una bassa gradazione alcolica potenziale e da un'elevata acidità. Lo stile di famiglia e gli studi che si sono, diciamo, portati avanti papà in cui, diciamo, nei suoi anni anche di studio all'estero e in collaborazione con diversi professori universitari, tra cui Di Stefano, che per noi è un grande sostenitore, nonché papà ha collaborato con lui in diverse occasioni. Si basa principalmente su una operazione che inizia con un'iperossidazione dei mosti, quindi una fase importante di decantazione. L'approccio che poi abbiamo è abbastanza tradizionale, quindi non aggiungiamo alcun chiarificante. Dopo una fase di decantazione statica aggiungiamo un piede cube, quindi con lieviti autoctoni, senza indigeni, senza aggiungere, diciamo, quindi lieviti selezionati. Fermentazioni in cui non controlliamo la temperatura. Successivamente abbiamo, a secondo, diciamo, delle uve, delle selezioni, o una fase di affinamento in acciaio oppure in botte. Okay. Inoltre a Milo, diciamo, negli ultimi anni abbiamo anche impiantato molto a piede franco. Stiamo studiando con l'Università di Palermo cosa significa il piede franco, perché sull'Etna c'è stato un momento in cui si è iniziato a impiantare barbatelle, quindi piante, diciamo, in estate. Papà dalle viti a piede franco ha portato avanti, diciamo, dei progetti, in particolare con la realizzazione di etichette che si concentrano solamente sulla selezione in purezza di questi vitigni. Per finire, posso chiederti il tuo cibo preferito? Parlando di vino e di cibo, sicuramente il pesce crudo si adatta molto bene al Caricante. Perfetto. Infatti
Alicante nasce come vino da baratto con il pesce. Che tipo di pesce? A Catania si ha una grande tradizione sul tonno, sia cotto che crudo. Ok. Nonché il cosiddetto mascolino, che sarebbero le alici. Ah. In siciliano mascolino, in italiano alici. It's all good. Pesce azzurro. No, it's wonderful. Thank you so much for coming to talk to me. Appreciate it. Okay, everybody, Andrea Potti. Bye, guys. Bye.